conosci la nuova gestione che integra l'elettronica, il sistema keyless per l'accensione del motore e la strumentazione di bordo? Queste sono le novità Suzuki 2022, presentate al Salone Nautico di Genova. Ciao, sono Massimiliano del cantiere navale FB System, concessionario Suzuki per la vendita di fuoribordo e ricambi originali e concessionario per la vendita di gommoni BSC. Do il benvenuto a questo nuovo video recensione, realizzato anche per rispondere alla richiesta ricevuta sul canale YouTube da parte di Andrea Bolgano, che saluto. Andrea ci chiede un video recensione sulle novità delle manette elettroniche. Suzuki Precision Control è la nuova gestione che integra l'elettronica col sistema keyless e la strumentazione di bordo. Adesso entriamo nel dettaglio della tecnologia Suzuki con Marco Massola, responsabile del team tecnico Suzuki. Ok, quest'anno Suzuki al Salone di Genova presenta la nuova gestione elettronica dei nostri motori a manetta elettronica, quindi quello che noi chiamiamo Suzuki Precision Control, quindi il motore a manetta elettronica. Il sistema utilizza una serie di componenti, quelli che l'utente normalmente vede nella sua console, che hanno apparentemente innanzitutto un nuovo design su plastica lucida, senza vite vista, più elegante, più carino, ma questa è solo l'apparenza, perché il discorso è molto più profondo. Suzuki ha rivoluzionato completamente il concetto di gestione elettronica dei motori, integrando in modo molto intimo l'elettronica diciamo dell'SPC, quindi della gestione della manetta elettronica, con il sistema keyless già da tempo presente in Suzuki, che si è evoluto parecchio, adesso andremo poi più sul dettaglio, e la strumentazione che ora diventa parte integrante del sistema. Quindi tutte le impostazioni ora sono facilmente gestibili tramite strumentazione di bordo. Anche le nostre manette sono state riviste, anch'esse dal punto di vista estetico e anch'esse con molte qualità in più. Innanzitutto, come si può vedere sia sulla singola che multipla chiesuola, si può vedere dei pulsanti di comando aggiuntivi che vanno a replicare in parte quello che è già presente nella pulsantiera di comando in console. Inoltre sono state aggiunte delle cose, per esempio la funzione one lever per le multiple motorizzazioni. Quindi quando io vado a pigiare questo tasto, quindi seleziono questa funzione, automaticamente la leva di destra diventa inattiva. Io la posso anche spostare per comodità e comanderò tutti i motori di bordo unicamente con una sola leva. Ok? Questa è una delle funzioni aggiuntive. Il fatto che il pulsante Select, Throttle Only, che sono i pulsanti normalmente presenti nella pulsantiera, siano stati trasferiti alla manetta, fa sì che nella singola motorizzazione non sia più presente nella console la pulsantiera Start e Stop, perché l'avviamento del motore, se siamo con un motore provvisto di keyless, avviene semplicemente premendo il tasto. L'utente avrà in tasca il suo telecomando che abilita alle funzioni della barca, quindi quando sale a bordo schiaccia la prima volta il tasto, accende il quadro, una successiva pressione, una sola pressione, farà partire in sequenza tutti i motori presenti a bordo, partendo dal sinistro arrivando al destro, che è tutti in sequenza. Preciso che tutta questa gamma, questi componenti che abbiamo visto finora, sono applicati alla nostra gamma di motori a manetta elettronica, quindi praticamente dal DF115BG fino ad arrivare al DF350A, quindi tutta la gamma di motori a manetta elettronica, che possono essere con keyless o senza keyless, con le funzioni che ho appena descritto. Mentre per le motorizzazioni meccaniche, al momento cambierà solo la grafica, che si allinea a quella dei motori SPC, ma ancora presente la funzione keyless, come l'abbiamo visto, sarà un passaggio successivo. Infine, tutto quanto detto finora si riassume nel concetto Synchron A, che viene presentato quest'anno al Salone, che praticamente riassume il nuovo concetto di gestione elettronica dei motori, predisponendolo anche per tutte le applicazioni future. Quindi le linee CAN di bordo, cioè i sistemi di comunicazione di bordo, sono già predisposti per tutte le tecnologie che
verranno poi in futuro ad aiutare la nostra navigazione. Bene, queste sono le novità tecniche presentate da Suzuki al Salone Nautico di Genova 2021. E non mi resta che salutarvi e invitarvi a vedere nel dettaglio e toccare con mano le nostre novità. Ciao a tutti! Ciao Marco, grazie per il tuo intervento. Ti ricordo che la novità Suzuki, per la gestione che integra l'elettronica con il sistema keyless e la strumentazione di bordo, sono disponibili per i fuoribordo con guida con manette elettroniche da 115 ai 350 cavalli. Le manette elettroniche, tecnologia drive-by-wire, offrono una guida più piacevole e permettono una gestione migliore del motore, con una riduzione dei consumi e del carburante. Di questo ne avevo già parlato in alcuni video e ti lascio il link in descrizione per rivedere i video e approfondire le caratteristiche e la tecnologia dei nuovi fuoribordo Suzuki. Per questo video recensione è tutto. Ti ringrazio di avermi seguito fino a qua. E se ti è piaciuto il video, lascia un commento e fammi sapere l'argomento che ti interessa. Ne parlerò in uno dei prossimi video. Come sempre ti chiedo anche di iscriverti al mio canale YouTube e se vuoi puoi seguirmi anche su Facebook, Instagram e LinkedIn. Mi aiuterai a divulgare i contenuti che pubblico settimanalmente. Ciao, al prossimo video!